Bene, amici di Tennis Stars, ci siamo anche oggi. Oggi siamo domenica, sì, domenica, perché perdo un po' la bussola sui giorni ormai, perché a son di rimanere chiusi in casa ti perdi un attimo. Non so voi se vi capita anche questa cosa qui. Ieri abbiamo fatto una puntatona con Gabriele Medri, che è stata pubblicata sul sito di YouTube di Tennis Stars, le trovate tutte lì e le metterò con un giorno di differenza perché voglio fare il caricamento un po' più, cioè voglio prendermi un po' più di tempo anche per poi scrivere sotto e per scrivere anche meglio il blog, il quale mi aiuta Erika, che ringrazio, che non so se ci sta ascoltando. Allora io vi presento l'ospite di oggi e poi vi spiego, vi faccio il solito riepilogo di cos'è questo progetto di Sottorete che è nato da me, ma che, come lo dico sempre, non sono un giornalista sportivo di tennis, ma sono un maestro, come magari parecchi di quelli che ci ascoltano. Organizzo anche dei tornei. Non so se Marco tu mi hai seguito, ma ho inventato anche il tennis sulla neve. Ho visto, ho visto. Una follia. Vabbè, dai, intanto presento, oggi con noi abbiamo un differente, uno anzi, sicuramente un maestro. Ma poi anche uno youtuber, perché la mia idea, e così ti spiego anche cos'era, era dai, prendo delle persone del mondo del tennis, ma che non siano solamente i giocatori e gli allenatori, ma anche persone che sono intorno al mondo del tennis. Quindi, non so, ho pensato a tre personaggi importanti, ovviamente, che fanno i test dei materiali, tre giornalisti, tre telecronisti. E ad oggi ho sentito anche un arbitro, avremo anche un arbitro famosissimo che ha allenato partite importanti, un fotografo, i mental coach, quelli che fanno le app per l'allenamento mentale e anche i youtuber, cioè quelli che fanno le lezioni di tennis o più che lezioni, magari danno degli spunti sui social e sui canali YouTube e quindi nei tre che io ho visto, che mi sembravano, poi dopo Marco chiederò anche te, in Italia che siano i più seguiti e che abbiano più numeri, c'erano Tiziano De Tommaso di Tennis Winner Game che abbiamo già intervistato, Roberto Babini di Tennis, di Romea Tennis, Marina Romea, sì. Marina Romea Tennis, bravo, sì, e poi c'è il personaggio che vedete alla mia sinistra, destra, sotto, sopra, a seconda di cosa state usando per guardare questa puntata, che è Marco Magro e che ringrazio per essere presente oggi. Grazie Riccardo, grazie a te di questa opportunità e saluto tutti quelli che si sono connessi e che sono connessi adesso su questa piattaforma e che stanno seguendo e che hanno seguito questa rubrica che è veramente interessante. Ti faccio i complimenti perché una cosa del genere in Italia non c'è e penso che non ci sia mai stata. E quindi mettere assieme tante persone attraverso il web in una situazione del genere difficile, penso che ci faccia stare più uniti e con ancora più voglia di prepararci e organizzarci per ritornare in campo con più determinazione, di voglia di fare il prima possibile quando ci daranno la possibilità. Sì, sono d'accordo con te, ti ringrazio per i complimenti, ma diciamo che non ho fatto, cioè io mi, qualcuno mi dice che sono anche un po' troppo umile, ma ho cercato di fare un qualcosa per noi appassionati, per chi ci segue, per dare un po' il volto a delle persone che magari alle volte sono nascosti, ma che nel mondo del tennis hanno un'importanza comunque fondamentale. Ad esempio, io penso ai telecronisti che ci fanno le telecronache delle partite che non vediamo in TV e che magari a nessuno intervista o sicuramente poche volte. E poi comunque ci sono altri servizi, tipo, non so, per esempio gli amici di Sportface intervistano i giocatori di adesso che attualmente giocano, cioè nel senso che sono in attività perché adesso sono tutti fermi. E quindi andare a fare un doppione non mi sembrava il caso, anche perché loro comunque lo fanno di mestiere e sono bravi. Ma andare a cercare qualche personaggio particolare e fare una cosa un po' più divertente anche, ma soprattutto, come pensavo all'inizio, il fatto di dare magari qualche spunto a qualcuno che ci segue per un punto di
ti può far venire fuori un'idea, una considerazione che ti fa rivedere una cosa in una maniera differente. Insomma, magari prendere degli spunti interessanti. Tu hai detto anche di questo momento particolare, è ovvio che questo momento particolare ci aiuta anche a fare queste cose giornalmente, come sto facendo io. E mi viene in mente una cosa adesso, non so se sta seguendo qualche maestro di tennis, ma è nato su Facebook un gruppo di maestri e stanno cercando di dare valore alla categoria, quindi proprio alla la figura, io la intendo figura umana, che è il valore del maestro, come potrebbe essere un maestro di scuola, ad esempio, no? Quindi comunque la figura del maestro di tennis ha comunque un valore, perché comunque sta con i bimbi, per gli adulti fa fare attività fisica, comunque crea delle competenze nuove, quindi è giusto che venga valorizzata questa figura, a prescindere poi dalla formazione che uno ha avuto, no? E questo qua era uno spunto per dire: da questo momento qua è nata magari questo senso di unione, e magari gli stessi maestri hanno visto che anche usando diciamo, l'online può essere un modo per riunirsi, ma anche può essere usato in un'altra maniera, che è quella che hai usato, la strada che hai praticato. Allora, io Marco ti chiedo innanzitutto se ci fai un po' la storia e anche tua di come ti è nata la passione e come ti sei avvicinato al tennis e poi come ti sei spostato verso il web, come utilizzare il web. E poi faremo delle considerazioni, se non ho delle domande. Insomma, intanto un breve excursus tuo, così anche ti presento. Vai! La passione per il tennis è nata sin da piccolo, da quando avevo 5-6 anni. Come giocatore, ho fatto il percorso di tutti, il percorso classico che fanno tutti quanti i ragazzi con la scuola tennis. Poi, nel corso degli anni, ho iniziato a fare il corso prima di tutto con la PTR. E poi con la federazione per quanto riguarda l'insegnamento. Poi mi sono inserito all'interno della scuola tennis, quindi con l'aiuto ad altri maestri per l'insegnamento ai bambini e poi adulti e poi insomma dopo un po' di anni abbiamo avuto qualche esperienza, qualche capello bianco in più, quindi adesso quando vedo qualche giovane o qualche adulto posso notare certe sfumature che di certo anni addietro mai avrei notato. Per quanto riguarda il web, l'idea è nata un pochettino per caso, nel senso che adesso non mi ricordo neanche quando, se nel 2014-2015. Mi era nata l'idea di creare un blog dove andare a condividere le conoscenze, o meglio, i contributi che io utilizzavo quotidianamente per arricchirmi e per poi andare ad insegnare. Significa che generalmente quando un insegnante di tennis inizia il percorso, le possibilità di aggiornamento sono o attraverso i corsi di aggiornamento, oppure leggendo libri o confrontandosi con altri insegnanti, oppure può farlo via internet, via web. Era l'anno in cui c'erano tantissimi insegnanti, soprattutto americani, qualche inglese, che iniziavano ad utilizzare il web per promuovere i loro corsi, i loro metodi didattici e quindi offrivano tanti spunti utili, tanti suggerimenti che poi dovevano essere integrati e messi in pratica e adattati ai giocatori, perché il tennis, lo sappiamo, non è una scienza precisa ed esatta, quindi bisogna sempre adattarsi al giocatore che sia davanti. Poi, a dire il vero, questa era un pochettino l'idea iniziale, quindi la condivisione di quello che io reperivo in internet ed utilizzavo giornalmente per il mio lavoro. Poi,
Quindi non c'era nessun'altra finalità, lo facevo poi in maniera sporadica, non organizzata, quindi non è che avessi un'idea di chissà cosa. Poi nel 2016, sì, ho deciso di, 2017, ho deciso di strutturare la cosa in maniera diversa, quindi da blog si è passati a sito, c'è la possibilità di iscriversi al newsletter. E lì ho iniziato sempre a condividere contributi che realizzavano altri insegnanti, ma anche pubblicavo dei miei contributi. In maniera contributi originali, se vogliamo chiamarli così, oppure che si rifacevano spesso a contributi realizzati da dagli altri insegnanti, perché una delle difficoltà maggiori, perlomeno in Italia, riguarda la lingua. E visto che la maggior parte dei contributi sono realizzati da insegnanti stranieri in lingua inglese, molte persone dicevano: sì, beh, bella l'idea, però io non capisco quello che dicono, non capisco tutte le sfumature. E allora prendevo spunto dai loro contributi, realizzavo una video io, lo rielaboravo un pochettino, adattandolo un po' a quello che erano le esigenze della clientela, dei giocatori con i quali io giocavo abitualmente, e poi ovviamente c'era sempre il link a rimando al video originale, in maniera tale che se uno aveva poi voglia di andare a vederselo in versione integrale, poteva farlo. E da lì poi è iniziato un po' il tutto, e nel corso degli anni si sono aggiunti pezzettini, abbiamo creato una sezione di micro interviste, un pochettino come stai facendo tu. Però delle interviste non è live, non in diretta, ma a distanza. E questo mi ha permesso di conoscere tanti insegnanti, quindi altri, se non mi piace la parola colleghi, ma comunque tanti altri maestri, sia italiani che stranieri. E ricordo ancora che era sì, il 2017, che avevo inviato una mail, una richiesta di intervista a Emma Doyle, non so se la conosci, è un'ex giocatrice, coach australiana, che adesso è relatrice internazionale in vari simposi. Mi ricordo ancora che una mattina mi sono svegliato e, se non sbaglio, via mail, mi è arrivato il suo video di risposta al mio. Ormai era passato nel dimenticatoio, mi ero quasi dimenticato di averglielo inviato. E da lì mi ha risposto, poi da lì è iniziato tutto quanto il progetto, e ho detto: la condivisione è un concetto che è comune a tante persone, sia italiane che anche straniere, e quindi allora da lì sono partito con questo progetto qui di condivisione, di sentire anche altri insegnanti. E poi, per quanto riguarda poi le lezioni in campo, ricordo ancora che c'è stato un giocatore, tra l'altro sta seguendo, ti saluto Sergio, ciao Sergio, che era in inverno, lui stava giocando nel campo di fianco al mio. Alla fine dell'ora è venuto da me e mi ha salutato e mi ha detto: ah, guarda, io seguo sempre i tuoi video. E da lì poi ci siamo parlati, abbiamo giocato il giorno successivo, è nata un'amicizia, intanto ci sentiamo regolarmente, ogni tanto viene qui a Dabano a giocare. E allora ho detto: ma allora questo progetto, questi video, questi contributi possono avere anche una ricaduta, un'altra, cioè, può essere un modo per lavorare in maniera diversa, meglio per farsi conoscere. E allora da lì poi abbiamo aggiunto pezzetti nel sito, con Roberto Babini, che tu hai intervistato, si è creata innanzitutto un'ottima amicizia, e con lui abbiamo iniziato a fare degli stage. Poi ho la fortuna di lavorare a Davano Terme, che è una città termale e quindi turistica, quindi si presta bene a un certo tipo di corsi, stage, anche durante il weekend, e quindi è stato avviato anche un'attività su un campo di questo tipo, e poi continua parallelamente l'attività sul web.
mi hanno dato modo di conoscere anche Andy Dowsett, che è un insegnante inglese che è stato tra il primo, penso, a scrivere un programma didattico per l'insegnamento ai bambini, sia ai bambini di 4 anni di età, e quindi adesso abbiamo la traduzione dei suoi libri in italiano, e quindi ecco, è un lavoro sempre in divenire per cercare di aggiornarsi sia sui contenuti sia sulla didattica, adattarsi un pochettino anche a quello che sono le piattaforme web, le piattaforme social, cercando di offrire sempre il miglior servizio possibile ai giocatori con i quali andiamo a giocare. Generalmente principianti, quindi io non insegno a agonisti seconda categoria, che per quello li lascio a coach e insegnanti molto più bravi di me, ma No. ai bambini e ai giocatori amatoriali che giocano per divertimento, ecco. Questo è un pochettino l'excursus, quindi non c'è proprio un progetto a lungo termine, ma è un divenire che mi dà soddisfazione, ecco, Una questo. voglia, diciamo, una voglia di condividere, difatti un paio di considerazioni che ho letto subito nelle domande, è un po' forse quello che per esempio Fabio e anche Maurizio ci dicono, sì, magari di solito i maestri sono un po' gelosi e non condividono con altri maestri, no? Il fatto di invece di condividere sui social dà proprio l'opportunità, e te lo dico io per esperienza personale, perché quando ho visto i video di Tiziano, di Roberto e anche i tuoi, e me li sono guardati, non dico tutti, ma praticamente tutti, perché da tante cose vostre ho preso dei spunti poi da mettere in campo. Perché, e dopo li hai visti, insomma, li faccio anch'io i video perché qualcuno me li ha chiesti, ma anche nel mio caso sono nati un po' così, proprio per caso, per usare Per una delle caso. parole, sì. E quindi anche la voglia di condividere. Poi, ovviamente, cioè, i video secondo me rimangono dei video perché noi magari facciamo, io ho fatto un video sul rovescio che è stato visto tantissimo e tanti mi hanno detto, eh sì, però se la pallina, beh certo, noi si sta parlando di una posizione tra virgolette normale, diciamo, cioè non normale, di una palla ideale, quando è ovvio che dopo in campo la palla ti salta male, ti stai muovendo, cambia, magari cambiano tutte le dinamiche, no? È solo l'idea di una palla normale. E quindi la domanda che ti faccio è: quanto è importante implementare oppure integrare? Cioè io immagino di sapere già la risposta, ma soprattutto ecco, più che anche l'importanza, che secondo me è assoluta, ma penso che tu condividerai, come anche poi far integrare queste due cose e poi diciamo l'aiuto che ti dà la parte web per magari trovare delle persone che vengono poi alla parte, diciamo, face to face, live. Quindi quando In ti manca campo. la parte del campo e quanto ti aiuta la parte web a integrare. Beh, io ritengo che l'insegnamento, il rapporto umano che si crea in campo tra giocatore e insegnante e viceversa sia impagabile. Quindi tutto quello che sono i corsi, i video, tutto quello che si crea sul web va ad integrare quello che fai in campo. Secondo me i corsi online non scardineranno mai, non subentreranno mai alla lezione che viene fa fatta in campo, ma è un'integrazione. Quindi come giocatore quelli che sono i video che si possono vedere, i miei, i tuoi, di chiunque altro, sono un valido strumento per conoscere cosa c'è dietro un colpo, come affrontare determinati colpi. Poi però queste informazioni vanno discusse assieme al proprio insegnante quando si è in campo, perché due occhi esperti che ti vedono a un metro di distanza
riescono a capire bene come fa il gesto, cosa c'è di fatto bene, cosa c'è di sbagliato, come può essere poi migliorato. E per quanto riguarda l'insegnante di tennis, ovviamente, come dicevi tu, nel momento in cui realizzi un video di 5-10 minuti, è logico che vai a prendere uno spezzone, una situazione di gioco particolare. Non, è impossibile andare a coprire tutte le situazioni. Quello lo puoi fare in campo, ma dopo ore e ore di lavoro. E per quanto riguarda questo aspetto qui, rispondendo anche un po' alla tua domanda, mi ricordo che c'è stato un giocatore che è venuto da me e mi ha detto: "Guarda, io ho visto i tuoi video, adesso non mi ricordo se era sul servizio con la rotazione in kick. Io ho provato in campo a fare gli esercizi che proponevi, le progressioni che proponevi, ma non riuscivo, cioè, a far ruotare la palla, non riuscivo a spingerla. Allora siamo andati in campo, l'ho visto giocare, abbiamo fatto la videoanalisi, l'abbiamo vista assieme, l'abbiamo discusso e assieme in campo abbiamo trovato un sistema, un modo per, in quel caso specifico lì, arrotare un pochettino di più la palla. Ecco, quindi ritengo che quelle che sono le informazioni che uno trova in internet debbano essere sempre adattate al giocatore, perché magari ti concentri solamente su un aspetto, non so, sul lancio di palla, sulla pronazione, su questi piccoli dettagli, quando magari a monte sono i fondamentali, l'errore o il problema. In caso specifico era l'impugnatura e la posizione dei piedi. Quindi web e campo, secondo me, si integrano assieme ed è giusto che sia così, è giusto che il giocatore abbia delle informazioni diverse in maniera tale da discuterne con il maestro, ma anche il maestro stesso che abbia degli spunti da altri insegnanti, perché magari ti danno modo di risolvere delle problematiche in campo alle quali non avevi pensato, o di rendere la cosa più moderna. Basti pensare al dritto, col finale inverso, alla Nadal. Fino a qualche anno fa, se un giocatore te lo proponeva, dicevi no, lascia stare, non era per te. Però se lo fa lui, se lo fa anche Federer, se lo fanno anche altri, il giocatore dice: "Scusa, ma perché non posso prenderlo io?" E allora, integrando le cose, puoi creare delle situazioni adatte in maniera tale che lo impari, perché è un tipo di colpo che in certe situazioni è indispensabile utilizzarlo e può essere già usato anche dal giocatore amatoriale. Quindi dal mio punto di vista, web e campo da tennis si possono integrare benissimo. E poi, per quanto riguarda la realizzazione dei video, il web può essere benissimo lo strumento di promozione anche degli insegnanti di tennis per farsi conoscere e soprattutto per vedere, cioè per mostrare uno com'è, come insegna. Perché generalmente, nel momento in cui tu vai a realizzare un video e ti metti quindi davanti ad una telecamera, tu in campo con i giocatori, generalmente sei nella stessa maniera, quindi ti riveli per quello che sei. Quindi ci sono giocatori, che magari apprezzano il tuo modo di esporre le cose, di insegnare tutto quanto, e lo vedono magari via internet, e allora sono un pochettino più propensi poi a contattarti, scriverti per poi andare in campo assieme, fare la videoanalisi o altro. Magari qualcun altro è più propenso, è più incline a stare con insegnanti che magari sono diversi, hanno modo di esporre diverso, magari meno tecnico, più però partecipativo. E di questa cosa ne parlavamo con Roberto Babini tempo fa, anche lui, sul
Oddio, su questo aspetto qui, perché è normale che sia così. E quindi io vedo il web sia come possibilità di farsi conoscere come insegnante di tennis, ma anche come veicolo di informazione, di condivisione per aumentare la conoscenza di quello che è lo sport. Nel caso specifico del tennis stesso, dal punto di vista tecnico, tattico, mentale, fisico. Sì, io non so te, ma io ogni tanto le uso, tra virgolette, come prendila con le pinze, come dichiarazione, ma come ad esempio database. In che senso? Magari, non so, faccio delle lezioni, uno mi chiede qualcosa sul rovescio, facciamo le lezioni sul rovescio, io dico, vai a casa, guardati la lezione che ho fatto sul rovescio, vai a guardarti gli slow motion dei campioni, come fa vedere. Quindi ho anche un punto di riferimento, no? Quindi c'ho il campo, ma anche ho, tra virgolette, un database mio dove uno può andarsi a rivedere magari quel passaggio di cui è lezione, perché ovviamente c'è congruenza fra quello che insegno in campo e quello che faccio sui video, no? Ovviamente sempre con le modifiche del caso, perché il campo poi è un'altra cosa, no? Però hai un riferimento. Anzi, io dico sempre ai miei allievi: andate a vedere i video di quello lì, di quello là, perché magari io non riesco a dirti una cosa. Guardi il video, non so, per esempio, di Marco. Marco dice una cosa che io non ho detto, e questo gli cambia un qualcosa, e quindi va assolutamente bene. Anche si parlava leggendo un paio di considerazioni del pubblico del fatto che è importante la comunicazione del maestro, quindi anche la linguistica. Su questo farò una puntata con un esperto di comunicazione linguistica che non c'entra con il mondo del tennis, e su questo faccio una considerazione con te e ti chiedo la tua opinione sul fatto che tante volte, e anch'io me ne rendo conto, spesso mi soffermo a guardare solamente le cose di tennis. Tante volte invece ci potrebbe essere utile cominciare ad ascoltare qualcuno che è fuori dal nostro campo per portare gli insegnamenti dentro al nostro campo. Io sto seguendo dei webinar all'ora di pranzo, si chiamano Webinar Lunch, cercateli su una pagina Facebook, si chiama Formazione In, dove stanno parlando di marketing, di comunicazione, di intelligenza neurolinguistica. Cioè, secondo me, poi dopo anche come insegnanti entrare in campo e saper usare le parole corrette in base alle persone che abbiamo di fronte, secondo me fa la differenza del mondo. E quindi saper usare anche le parole nei social e nel web fa differenza. Non so cosa ne pensi tu, Marco. Sì, beh, riallacciando al discorso di prima del database, assolutamente sì, perché se tu pensi, condivido appieno quello che hai detto, perché se tu pensi quando tu vai a fare una lezione di tennis, quando vai a giocare con un insegnante, dopo i 60 minuti, un'ora e mezza, 45 minuti, quello che è, tu torni a casa con solamente la memoria di certe immagini e basta. Cioè, ti ricordi di certe cose che ti sono state dette, te ne dimentichi altre. Quindi avere un database dove andare a rivedere certi argomenti, certi aspetti suggeriti anche dall'insegnante stesso, è un modo per, una volta a casa, andare a rivederseli, magari ti riaffiora la mente quello che ti aveva detto, e allora si sedimentano le informazioni che ti sono state date. Oppure sono un modo anche per acquisire nuove competenze. Ecco, quindi assolutamente d'accordo con te. E per quanto riguarda il secondo aspetto, sì, guarda, io ricordo che le parole, ce le ho ancora stampate nella memoria, del corso di istruttore di primo grado FIT, c'era Massimiliano Brocchi. Non so se lo conosce, ma adesso dovrebbe essere diventato un docente esterno della FIT, comunque un ottimo insegnante. E ricorderò sempre le sue parole, che ci ha detto che l'insegnante del tennis non vende un prodotto, ma vende un servizio. Cosa banale, però ogni tanto è utile ricordarla. Significa che noi quando andiamo in campo non è che vendiamo
una penna, una racchetta da tennis, e allora vai dal miglior offerente. Magari vai sul web, cerchi quella al prezzo migliore, tanto sai le caratteristiche, la prendi, la porti a casa e la utilizzi. Ma offri un servizio al pari di tantissimi altri lavori dove ti relazioni con la persona che ti offrono un servizio. Quindi le competenze dell'insegnante non devono essere solamente, a mio avviso, tecniche, tattiche, quindi relative solamente al tennis giocato vero e proprio, ma devono spaziare nell'ambito della comunicazione, spaziare nell'ambito della nutrizione, della psicologia, della motricità, anche se sono, non sono argomenti nel quale tu sei specializzato, ma è essenziale formarsi e imparare anche da diversi settori, da altri professionisti per migliorare il servizio e adattarlo alle persone che hai davanti. Perché i giocatori con i quali ci confrontiamo, in qualsiasi settore, sono i più disparati. Quindi ci sono persone che giocano a tennis solamente per sfogarsi, avere un'ora di tranquillità e giocare senza uno che lo assilli con correzioni tecniche, tattiche, perché tanto magari gioca solamente un'ora alla settimana, vuole sfogarsi dopo il lavoro e ci sta, va benissimo. C'è qualcun altro che invece gioca per migliorare, per fare tornei, e allora lì hai un diverso tipo di percorso da fare. Se poi hai magari donne o gruppi di donne, lì è un altro discorso ancora, perché l'insegnamento a un maschio come di una donna è completamente diverso. Per non parlare poi dei ragazzi, perché per chi si confronta con i ragazzi, ogni età ha esigenze diverse, quindi devi comunicare con loro in maniera differente, che siano o i bambini piccoli, piuttosto che quelli di 10-11 anni o gli adolescenti, hanno esigenze diverse, quindi devi rapportarti con loro in modi diversi. E per farlo devi imparare da chi è più esperto di te, ma anche da altri settori, e ovviamente prendere quello che ti viene dato e cercare di adattarlo al tuo lavoro, perché ogni persona è diversa e quindi le competenze che tu devi avere nel momento in cui ti confronti con lei, a mio avviso, devono essere poliedriche, versatili, devi sempre adattarti a persone diverse. Anche quando in una giornata magari inizi magari all'ora pranzo, giochi con qualche agonista bello tosto, dopo magari il pomeriggio hai ragazzi e su 4 ore hai la prima ora ragazzi di 16 anni, la seconda ora quelli di 10, la terza ora hai i bambini di 4-5 anni, poi di nuovo magari hai gli adulti, magari hai la signora che viene lì solamente per tenersi in forma, quindi nell'arco di una giornata devi metterti 6-7 maschere diverse, ricoprire 7 ruoli diversi a seconda della persona che è davanti. E quindi la formazione e apprendere dagli altri penso che sia essenziale. Guarda, questa cosa qui hai perfettamente ragione, ed è magari una differenza magari fra il maestro di scuola, che magari ha una quinta elementare che se la porta avanti, sono quelle persone là. Nel nostro caso, nel caso dei maestri di tennis, come hai detto tu, devi modificare il tuo, tra virgolette, essere, il tuo modo anche di comunicare. Magari nell'arco di una giornata in cinque maniere differenti. C'è, come hai detto tu, l'amatore che però è agonista, c'è l'amatore che non gli frega niente, vuole farsi l'oretta di fisica e un po' migliorare, ci sono i bambini che distruggono tutto, i ragazzini che seguono di più, e quindi tu devi vestirti praticamente devi fare il supereroe e in ogni volta metterti diverso, Superman, l'Uomo Ragno, Hulk, quindi deve essere diverso ogni volta. Mi è piaciuto questo concetto che hai detto. E il fatto di comunicare anche poi, cioè almeno io adesso mi direi anche la tua, siccome che non hai, diciamo, diviso la persona di fronte, ma non è facile comunque, dietro la telecamera, ricercare
riuscire ad arrivare a più persone, ma soprattutto ad essere chiaro nei video, no? Perché tante persone si fermano perché dicono: ah, boh, ma i video non vengono bene, quindi no, non li faccio. Ok, anche i miei all'inizio facevano, per usare un termine tecnico, cagare, scusate, scusate per il tecnico. E Marco, ti chiedo a te, no? Quando hai cominciato a fare i video, com'erano e che percorso anche hai seguito nei video e come ti sei evoluto in questo periodo anche a livello magari di materiale? Non so se hai cominciato a comprare delle cose in più, perché magari qualcuno ci segue e dice: ragazzi, mi piacerebbe fare i video anche a me, ma cosa usano loro per fare i video? Io ho una DJ Osmo Pocket, ve la dico così e poi vai, Marco. Allora, sì, beh, è impossibile sapere chi hai dall'altra parte, ma guarda, stavo leggendo un libro, adesso non mi ricordo il titolo, tempo fa, e con il quale mi trovo molto. A posteriori significa che l'avevo fatto senza rendermene conto. Significa che io quando realizzo il video, non realizzo il video sperando che poi qualcuno lo veda. È un video che parte da un'esigenza, da una problematica che magari io trovo in campo con certe persone, con i ragazzi o piuttosto che con gli adulti. Generalmente, come ti dicevo prima, amatori, quindi che non fanno il tennista di professione. Quindi nel momento in cui io comunico qualcosa, cerco sempre di farlo, di comunicarlo utilizzando un linguaggio che sia comprensibile anche a chi non ha mai preso in mano una racchetta. Ovviamente a volte, si può fare, a volte meno, a seconda dell'argomento. Però ecco, io nel momento in cui realizzo il video parto da un caso specifico che trovo in campo o che magari qualcuno mi scrive, e allora lì vado a spiegarlo, cercando di spiegarlo in una maniera più semplice possibile, in maniera tale che tutti possano comprenderlo. Se lo comprende un principiante, benissimo, poi magari quello più agonista magari riterrà il video un pochettino monotono e banale perché magari darà per scontato certe cose. Però lo sappiamo, nel momento in cui andiamo in campo non possiamo dar per scontato nulla, perché magari lavori su certi aspetti, quando invece è la base proprio che manca, magari è lì il problema. E per quanto riguarda la realizzazione, sì, i primi video si sa, fanno sempre schifo, è normale. Però la cosa importante è farli, perché come tutte le cose, come quando inizi a giocare a tennis, se fai, impari e migliori, se non fai, non migliori mai. Quindi, nel momento in cui tu inizi a realizzare un video, la cosa importante è organizzarsi e cercare di farlo con una certa regolarità, può essere anche una settimana, una ogni 2 settimane, però deve essere fatto, perché solo così lo impari. È logico che più ne fai, meglio è, prima impari. Quindi i primi verranno sicuramente da schifo, però devono essere comunque pubblicati, messi al vaglio del pubblico, perché è l'unico sistema per rompere il ghiaccio. Se tu realizzi il video, lo tieni lì, aspetti sempre che sia perfetto secondo i tuoi canoni, non lo fai mai, non lo pubblichi mai e quindi non andrai mai da nessuna parte. Per quanto riguarda il materiale, guarda, inizialmente io li facevo con una fotocamera e con cavalletto. Quindi con l'audio della fotocamera, e ovviamente l'audio era un pochettino disturbato. Però la cosa che per me era fondamentale era avere il cavalletto e la fotocamera fissa, perché quando guardo dei video in cui una persona parla, a me piace vedere lo sfondo fermo. Se uno parla ed è fermo e vedo lo sfondo dietro che si muove, già a me questo non piace più di tanto.
ho acquistato una telecamera, una Sony, adesso non so neanche dirti la marca, lo scrivo via via meglio, e poi un sistema audio per riuscire a stare un pochettino più distante e quindi a registrare un audio migliore. Infatti sono andato a pulire, ho rifatto alcuni video del passato che avevano un audio sporco per questo motivo qui, perché adesso non mi ricordo dove l'ho letto. Sì, in pratica un video che è fatto mosso, che la qualità dell'immagine non è delle migliori, magari lo puoi vedere, però l'audio deve avere una buona qualità, si deve sentire bene, se l'audio lo senti male, il video non lo vedi più. Poi per quanto riguarda il montaggio, utilizzo il semplice iMovie, quello del Mac, quindi per l'esigenza che io è sufficiente quello, poi si va di tagli, diciamo non utilizzo nei video grandissimi effetti speciali, ma sono abbastanza puliti e statici, quindi quello che i software che sono già in dotazione, ma anche con il cellulare, adesso non mi ricordo quale applicazione ci fosse, dove, se tu lo giri col cellulare, c'è qualche applicazione che InShot, se non sbaglio, se si chiamasse, dove tu, gratuita, dove tu aggiungevi le grafiche, quello che vuoi, fare un po' di tagli, e quindi se uno vuole realizzare un video, gli strumenti può fare tranquillamente col cellulare e basta un microfono a filo ed è Certo, sufficiente. sì, sono d'accordo su questa cosa dei video. E guarda, per ritornare prima al fatto che hai detto di guardare delle cose diverse da quelle che guardiamo di solito, per esempio in quel webinar che ho segnalato prima, un paio di giorni fa c'era una puntata di un tipo che spiegava come fare dei video decenti, quindi le luci, il microfono, come posizionare i vari cavalletti, quindi era un webinar veramente interessante. Là lui diceva, ovviamente puntando più sul marketing, quanto è importante avere un audio pulito. Magari nel nostro caso è meglio che si veda bene piuttosto che l'audio pulito. Certo che tutti e due sarebbero perfetti, ma come diceva lui, come hai detto tu, se hai un buon microfono e anche lo stesso iPhone, per esempio, dagli 8 in poi, dal 7 in poi, hanno comunque delle ottime, diciamo, risoluzioni. Poi, ecco, se magari usi un iPhone, e comunque sappiamo che noi, a livello di insegnanti, siamo distanti magari dalla telecamera e magari siamo al chiuso, l'effetto chiesa si sente ed è meglio avere un microfonino vicino. Però ce ne sono di marche che con 80-100 euro sono più che sufficienti per avere un audio di qualità. Poi ovviamente puoi spendere anche di più, insomma. Però insomma, per fare un lavoro del genere, insomma, il mio amico che fa questi webinar proprio dice: fatto è meglio che perfetto. Poi hai sempre tempo. Un video che avevo fatto una volta con una bottiglia di acqua mi era caduta a terra, uno mi fa: beh, ma cosa, hai pubblicato il video che ti cade la bottiglia? Sì, perché comunque dà senso di umanità e può succedere che ti cade la bottiglia, no? Se no dopo stai là a rifarlo 1.000 volte, magari il concetto si capisce di uguale. E poi tra l'altro su YouTube, quando raggiungi un tot di iscritti e tot di visualizzazioni, YouTube anche paga, poco ma paga, cioè poco, poco se non hai tante visualizzazioni, ma se ne hai tante paga. Sì, diciamo che nel tennis non puoi vivere facendo quello. No, quello no, no, ma come hai detto tu giustamente è un'integrazione, no? Quindi questa cosa qui. Sì, anche E perché invece. non lo fai intrattenimento, quindi. Sì, certo. Quello che ti voglio chiedere è, ad esempio, poi ti faccio un paio di domande che sono arrivate dalle persone che stanno seguendo la puntata. Apro una parentesi piccola, ti saluta Sergio Pricoli. Ciao Sergio, ciao, allora mi iscriverò. Quello che ti volevo chiedere è, ad esempio, a me queste interviste che sto facendo, qualcuno mi aveva chiesto: ma sono a pagamento? Non sono a pagamento? Allora, ovviamente non sono a pagamento, perché è un servizio che volevo offrire in questo periodo, ma neanche se non so se posso dire un servizio, è una cosa che mi piace condividere, perché proprio all'inizio parlavamo di condivisione, quindi condividere delle competenze, perché io in queste interviste sto prendendo degli spunti pazzeschi, ma che sono a disposizione di tutti.
e aiutare questa Onlus, che adesso ve la metto in chat come faccio ogni volta, di Tempo Africa, perché vorrò fare un libro di queste interviste e poi devolvere parte del ricavato in beneficenza. Andate a vedere cosa fa questa associazione, perché secondo me è interessante. No, e quindi mi aggancio su questa cosa qua, che tanto mi dite: ah, ma sono gratuite, si paga? No, sono gratuite. Allora ti chiedo, ma il fatto di condividere delle cose gratuite, perché ti dico, ma tu fai un lavorone e questo lo dai gratis. Quindi la domanda è, dove c'è anche, come posso dire, aspetta, non trovi, Il dove c'è ritorno economico. pubblicare della cosa gratuita? Secondo me siamo a un livello superiore, vai. Sì, beh, guardalo, come dicevamo prima, l'insegnante di tennis, il maestro di tennis è un lavoro a tutti gli effetti, punto. Io come tantissimi altri, come la maggior parte degli insegnanti, facendo l'insegnante, paga mutui, paga le bollette, mangia. Quindi è importante anche farsi conoscere. E quindi farsi conoscere è un po' come quando apri un'attività, la prima cosa che fai magari sono i volantini, sono i poster da affiggere negli esercizi commerciali, nella tua città. Però è una cosa abbastanza locale, quindi lo fai solamente per la tua città, al massimo nei comuni limitrofi, e il rendimento è minimo. Lo sappiamo che le persone che vengono al circo, anche nella scuola tennis, dopo aver visto un volantino, ce n'è una su 100, cioè una persona su 100 volantini. Quindi il rendimento del cartaceo è molto basso, ci deve essere perché ci deve essere giustamente, però è basso. Quindi uno per farsi conoscere può farlo in diversi modi. Utilizzare il web e internet è un modo per farlo, e io ritengo che pubblicare uno video dove, come dicevamo prima, mostri quello che fai, quello che sei, il modo in cui insegni, sia un ottimo biglietto da visita, perché uno vede quello che stai facendo. E quindi nel momento in cui io vedo quello che fa uno, dico sì, ok, allora posso anche investire del tempo, investire del denaro per fare lezione da lui. Oppure no. Per farti un esempio, a me piacerebbe imparare a suonare la batteria, però non ho lo spazio dove metterla. Ricevo spesso dei volantini sulla cassetta delle lettere di gente che si propone come insegnante, da lezioni, via dicendo. Però nel momento in cui vado in internet e vedo che ci sono degli insegnanti, ovviamente vicini a dove vivo, che non posso andare a fare lezione a Vicenza o a Trieste da te, e nel momento in cui vedo che c'è un insegnante che pubblica dei contributi e ritengo che il suo modo di esporre le cose sia incline a come sono fatto io, che lo riesco a capire per prima cosa, quindi che non parla in maniera troppo tecnica, che per quanto mi riguarda parla in maniera calma, tranquilla, non è un esagero agitato, allora io sono molto più incline sarò molto più incline ad andare a lezione da lui piuttosto che da un altro, perché ho già visto praticamente. L'ho già visto in faccia, ho già visto come lavora, ho già visto quello che presenta. Quindi ritengo che pubblicare dei contributi gratuiti sia un ottimo sistema per farsi pubblicità, quindi farsi conoscere, oltre che offrire degli spunti agli altri, cioè agli insegnanti, ma anche ai singoli giocatori. È un po' come quando tu acquisti un qualsiasi software. Tu hai la versione gratuita che ha determinate funzionalità. Vuoi delle funzionalità ulteriori? Allora acquisti l'upgrade.
Ma un po' come tutti quanti i servizi che noi utilizziamo su internet, Google stesso, Gmail, Drive o altro, sono servizi che tu utilizzi a gratis, senza spendere una lira. È logico che se hai qualcosa in più, qualcosa di personalizzato, allora lì si fa un lavoro diverso è logico che devi poi investire a livello di tempo e a livello economico. Ecco, Sì, quindi certo. dal punto di vista del gratis, io lo vedo come investimento nel realizzare qualcosa, perché nel momento in cui tu pubblichi un video, poi anche nella realizzazione dei video impari a farli e fai pratica, sia in termini di pubblicità, perché è un modo per farsi conoscere. Ecco, tutto qui. Sono d'accordo con te su quello che hai detto sulla questione pubblicità e soprattutto sul cartaceo che trova il tempo che trova. Difatti, secondo me, saper usare bene anche i social è anche giusto per andare a trovare magari dei potenziali clienti è una cosa che sicuramente al giorno d'oggi ti dà sicuramente una mano. Un aiuto rispetto magari a mettere un cartellone che gira un autobus e che non viene visto magari per l'80% delle persone magari a cui non gli frega niente. I social ti danno la possibilità di spendere, non so, 50 euro, 100 euro ed entrare nel tuo cap all'interno del tuo circolo, quindi andare proprio in maniera settoriale. E per questo ci vogliono le competenze anche, come potrei chiamarle? Diverse da quelle solite che abbiamo come maestri di tennis. A un corso che avevo partecipato proprio su comunicazione e marketing per associazioni sportive, tenuto adesso non solo a Trieste, ma anche in giro per l'Italia dal mio amico Marco Cernas, potete cercarlo sulle pagine di City Sport. Lì si parla proprio di acquisire delle competenze e poi quando le hai acquisite demandarle, nel senso se io do la possibilità a un'agenzia di marketing di farmi la pubblicità, non so, su Facebook e io non ne so nulla, questi possono fare qualsiasi cosa, magari dirti, ma sai, non abbiamo raggiunto gli obiettivi, ma se tu hai una competenza che non significa essere un esperto, ma un'infarinatura generale, magari qualcosa di più, puoi anche, tra virgolette, tenere un dibattito e sapere cosa gli altri fanno, perché se no diciamo, sei un po' in difetto e ti metti nelle mani degli altri. E per continuare il discorso, e poi ti faccio queste domande che sono arrivate, è fighissimo fare i video, a me diverte, ne ho fatti anche di un po' divertenti, ma sul mio profilo, non so se hai visto quello che scolavo la pasta sopra le corde di una racchetta. No, quello mi manca. Quello ti manca. Me lo segno. È bello fare i video, è bello tra virgolette mettersi la faccia, è bello vedere le reazioni delle persone, è figo ascoltare chi ti dà i consigli corretti, poi ci sono anche le critiche e i commenti negativi. La domanda è come gestire i famosi, no, come i famosi, le persone che cercano magari di denigrare il tuo lavoro, di smontarlo o di semplicemente entrare dentro e fare una critica per farla. Come gestisci tu queste cose qui? Beh, fa parte del gioco, cioè nel momento in cui fai un lavoro che sei all'aperto, che tutti ti guardano, le critiche, le persone che ti osservano, ci saranno sempre, se no facevi un altro mestiere. Per quanto mi riguarda, io le critiche le lascio stare. Cioè, se vedo dei commenti negativi, li lascio lì, se neanche rispondo, perché io ritengo importanti le critiche, quelle costruttive, quelle che hanno un fondamento, punto. E se invece sono critiche che vengono fatte solamente per denigrare, o solamente anche per miopia, perché come dicevi tu prima, è impossibile andare ad analizzare
tutte le situazioni che si vengono a creare durante il gioco. Quindi nel momento in cui tu crei il video, creando il contributo, e una persona ti dice: ma guarda, questo non funziona su questo tipo di palle, oppure io non faccio così, guarda che così non avviene perché non vinco mai, non vincerò mai una partita se farò questo, o peggio ancora, allora lì andiamo veramente a restringere il campo di visione. E io sinceramente me lascio lì e elimino quelle che possono essere magari offensive nei confronti degli altri utenti. E basta, non vado a risponderci perché sennò rischi di innanzitutto perdere un sacco di tempo e di energie, e poi vai a innescare delle polemiche sterili. Quindi, io sinceramente, quando vedo dei commenti negativi da parte delle persone, io neanche ci rispondo. Sì, Basta. con te, oppure si può rispondere, ma anche lì entra la competenza linguistica, sapere correttamente come rispondere, perché tante volte, cioè, secondo me, la risposta a un commento negativo corretta è quando non hai la controrisposta. Però andiamo sul fatto che sui social non sappiamo chi c'è dall'altra parte, non sappiamo che competenze ha quello che ha scritto, a meno che non lo conosciamo di nome o di persona. E quindi potremmo rischiare di andare a parlare contro un muro, cioè una persona di cui Esatto. non sappiamo niente, no? È un po' quello che una volta una persona mi ha detto una cosa proprio su questa cosa dei consigli, e io gli ho detto: guarda, io uso, non so se hai mai sentito parlare della legge di Pareto dell'80-20, insomma, una legge Sì. che, ecco, ok. Però non c'entra in questo caso, ma tengo sempre questo 80-20, perché mi piace questo 80-20, per dire: ok, uno mi fa una critica, tra virgolette, negativa, o un suggerimento. Perfetto, magari su un video che ho fatto di una lezione. Ok, lo leggo, perché vanno letti tutti, secondo me. Ok, quanti video hai mai fatto in vita tua di lezioni di tennis, oppure di qualsiasi altra cosa? Zero, quello che hai scritto lo considero 20. Quanti video di tennis hai fatto in vita tua? 10.000, e ne hai 100.000 follower, considero quello che mi hai detto l'80 e forse anche di più. Quindi dipende da, è come se io, come se, non so, un ingegnere facesse un pilastro in cemento, io direi: sai che hai messo poco ferro, secondo me. Ok, lui mi chiederebbe: ma quante travi in ferro hai fatto in vita tua? Zero. Ok, secondo me il ferro è giusto. Quante ne hai fatte? Guarda, ho costruito questo edificio, questo, ho fatto l'Empire State Building, e poi forse l'ingegnere mi dirà: aspetta un attimo che vado a vedere se effettivamente forse un po' di ferro manca. Dipende da cosa hai fatto, e quindi io considero le critiche in questa maniera qua. Poi, ripeto, si ascoltano tutti, perché magari anche quello che dice quella cosa che non ha competenza potrebbe essere una cosa che ti dice: ah, cacchio, però sai che non ha detto una cosa giusta. Il problema, secondo me, è dall'altra parte, ma qua entriamo in un campo differente, perché le persone che non hanno esperienza Certo. pretendono di darti la soluzione, non avendo mai fatto niente. Quindi là andiamo un po' in un campo un po' lungo. Marco, ti chiedo una cosa, un paio di domande delle persone. Oltre a Sì. qualcuno, faccio complimenti anche per i nostri video. Grazie, ma insomma, noi cerchiamo di fare, di condividere. Io dico sempre di condividere quello che so, cioè pochissimo. Quindi attenzione, io non so tutto, io condivido quello che so, perché se ci sono dei personaggi che ne sanno sicuramente più di me e di noi. Luca scrive giustamente: Claudio, ecco, Pagliazzo, che è uno che ha giocato anche a dei livelli alti, ha detto: lui ha smesso di fare i video proprio perché la gente lo criticava. Peccato, perché Claudio faceva dei video veramente interessanti che io guardavo molto, ma molto volentieri. Ti chiedo, Luca, sì, Luca, Marco, il fatto di, magari qualcuno dice: ma sì, però dopo magari faccio il video del dritto, il video del rovescio, le volée, poi cosa faccio? Invece tu fai una cosa molto interessante che io non faccio, quindi bravo, raccogli ogni fine settimana i 5 video migliori che trovi sulla rete di spunti tecnici e esercizi, e li raccogli in un unico posto, giusto? Sì, è una rubrica che ho intitolato Top 5 Video,
certo, non brillo per ingegno, è la prima parola cioè le prime due parole che mi sono venute in mente. E, in pratica è una rubrica riservata agli iscritti alla newsletter, quindi chi si iscrive al sito realizzo questa cosa che ricevono solamente loro. In pratica vado a selezionare i 5 migliori video, o meglio che io ritengo migliori, quelli più interessanti, ecco, pubblicati nel web da altri insegnanti di tennis, quindi non i miei, ma quelli che trovo quasi sempre, anzi no, posso dire sempre su YouTube, non perché chi realizzi video solamente su Facebook o Instagram o altre piattaforme siano da meno, anzi, ma più che altro per una comodità di visualizzazione, perché nel momento in cui tu pubblichi qualcosa, invii la newsletter delle persone, e tutti possono vedere il video su YouTube. Quello su Facebook o Instagram, magari uno non ha il profilo, ha difficoltà di accesso, e quindi solo per questo motivo qui ho scelto solamente chi pubblica video su YouTube per facilitare la visione da parte di chi lo guarda. Ecco. E, sì, prendo praticamente seguo una ventina di insegnanti. E pubblico i video che loro hanno pubblicato durante la settimana che ritengo più rilevanti, e così questo lo faccio di settimana in settimana come bonus che do agli iscritti. E lì si spazia può essere dritto, rovescio, cose un pochettino più tecniche, cose dal punto di vista anche motorio, però sempre legate al tennis. Purtroppo la maggior parte dei contributi sono in lingua inglese, però anche lì molti insegnanti hanno una capacità di dimostrazione elevata. Quindi anche per chi mastica poco l'inglese, attraverso le immagini è possibile vedere certi aspetti. Poi ovviamente se uno lo conosce, capisce quello che viene detto. Però sì, attualmente i contributi irregolari sul web, come è normale che sia, sono principalmente in lingua inglese, americana. Sì, difatti non ricordo chi diceva una cosa, ho detto ragazzi con l'inglese, cioè bisogna sapere l'inglese anche perché tanti testi anche sono in inglese, quindi sicuramente ti dà una grossa mano. Però è vero quello che hai detto tu, avendo magari anche gli occhi da maestri, insomma si riesce a percepire anche se non si capisce bene la lingua. In uno dei miei video, tra l'altro, mi aveva scritto un francese, mi fa: non ho capito niente, però da quello che hai detto, cioè, da quello che ho visto, qualcosa ho capito. Quindi, insomma, anche la parte visiva è importante. Poi, allora, a parte che Luca Ricciuti ti fa i complimenti per la newsletter, perché dice che soprattutto questo servizio dei top 5 video sono di estrema qualità. Ma poi ti chiede anche di Grazie. continuare. Poi ti chiede anche di continuare sui consigli, sui libri da leggere, ok? Perché dai dei consigli anche dei libri da leggere, infatti ha detto che stasera inizia il tennis, insegna il tennis. Quindi hai anche questa rubrica Ecco, inizia. allora auguri. Nel senso che sì, questa è una rubrica che ho aperto da qualche settimana, quando siamo chiusi in casa. Significa che vado a leggere dei libri e a fare una breve recensione e poi ti metto il link se vuoi acquistarli su Amazon. Quindi i libri che vengono elencati sono libri che prima di tutto ho letto, quindi non vado a elencare tanti libri sul tennis che non ho letto, quindi quelli se sono lì vuol dire che li ho letti, sottolineati e la recensione è scritta da me. E poi sono libri che attualmente sono disponibili su Amazon o in cartaceo oppure in versione ebook. E questo penso che anche qui la condivisione della conoscenza sul tennis sia fondamentale, quindi parlare di tennis, leggere di tennis ti permette di aprire la mente e scoprire tante cose. Poi ovviamente sui libri ci sono contenuti più romanzati dove è facile leggerli, quindi
come nel libro di Nick Bolettieri, quella di facile lettura, altri libri come Lo Zen e l'arte di giocare a tennis, oppure oddio, mi sfugge il titolo, penso che è quello di Federico Candidi, Tennis in Tasca, che so che l'hai intervistato qualche giorno fa, anche quello è un libro un pochettino più specifico. L'ultimo libro del quale hai accennato è il tennis che allena il tennis, che non è il tennis, non mi ricordo, di Erasmo Palma e di... Vabbè, adesso mi sfugge, scusami. Questo è un libro bello, tosto, specifico. Io l'ho consigliato agli insegnanti di tennis perché è un libro dove ci sono molti termini tecnici, però una volta finito di leggere e magari letto una seconda volta in maniera più approfondita, ti permette di cambiare l'approccio alla lezione di tennis, all'insegnamento, quindi focalizzandoti un pochettino di più su quelle che sono le esigenze del singolo atleta, le sue caratteristiche, un pochettino di più sulla parte, partendo dalla parte tattica del gioco e non solamente su pura tecnica, 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 che poi quando vai a giocare con il maestro è tutto quanto facile, quando vai a giocare con un tuo amico, o peggio ancora, quando vai a fare una partita, le cose cambiano completamente. Ecco, quindi sì, l'obiettivo anche lì è di condividere quello che sto leggendo, sperando possa essere utile ad altri, ecco. Quindi grandi risorse per tutti, sia a livello di video per i maestri che a livello di libri. Allora, Marco, io ti giro, boh, i complimenti di Giovanni che ci dice che la condivisione fa crescere il movimento e dà ragione. Grazie, Giovanni. Luca scrive da umile istruttore, ma lo siamo anche noi, umili istruttori. Se vogliamo migliorare, il minimo è formarsi, sono d'accordo con te e su e in più campi. Secondo me ti faccio l'ultima domanda di Marcello Repetto e poi ti chiederò a te delle domande per l'ospite di domani, anche se so che ne hai una anche per un... No, no, sì, scusa, mi sono confuso con l'ospite proprio di domani che mi ha già detto una cosa in privato. Mi dirai la domanda per l'ospite di domani e basta, perché adesso non volevo dirti ancora qualcosa, ma non mi è venuto in mente. Grazie Maurizio. Ah no, ecco, adesso ho visto il nome di Maurizio, volevo ringraziare perché ci sono, secondo me, una trentina, quarantina di persone che sono presenti ad ogni puntata e che io ringrazio veramente personalmente e che spero, quando sarà finito sto, chiamiamolo tsunami, sta cosa che si sta beccando così, spero veramente di conoscere di persona perché... C'è un premio, non so quale, ma ve lo meritate perché non avete praticamente mancato a nessuna puntata, veramente. Quindi spero veramente di conoscervi. Allora, l'ultima domanda per te, Marco, è come video stranieri di YouTube, quindi di cose formative, ritieni quelli di Jeff Salzenstein i migliori e più completi? Ne consigli altri di pari livello? Beh, Jeff Salzenstein è stato un ex giocatore, cioè è un ex giocatore professionista, è stato tra i primi 100 al mondo, quindi i video, i contributi che lui realizza io li trovo fantastici. Per quanto riguarda soprattutto il servizio, penso che sia tra gli insegnanti più bravi nel web, ovviamente anche nel dritto, nel rovescio, su altre cose, ma per quanto riguarda il servizio, lui dà di quelle informazioni, dei piccoli spunti che fanno veramente la differenza. Quindi Jeff Salzenstein assolutamente è uno dei canali, degli insegnanti e dei canali YouTube da seguire se uno conosce l'inglese e ha piacere di seguirli. Altri canali stranieri, sempre per quanto riguarda gli adulti, beh, assolutamente i ragazzi di Essential Tennis, che tra l'altro adesso hanno fatto una serie di video per quanto riguarda un corso, per quanto riguarda l'allenamento a casa,
loro sono molto attivi e offrono anche loro molti spunti per giocatori amatoriali. Quindi anche i ragazzi di Essential Tennis sono fantastici. Un altro insegnante che offre degli spunti validi è Peter Freeman. Ecco, con lui posso dire che devi conoscerlo bene l'inglese, l'americano, o comunque i video vanno ascoltati più volte perché lui è una persona molto energica, quindi anche nel modo di parlare va via veloce e a volte può capitare che sfugga qualche parola. Però anche lui realizza dei video e dei corsi veramente utili. E poi Will Hamilton di Fuzzy Yellow Bulls, che è stato, penso, il primo a creare contenuti online in tutto il mondo, in maniera proprio organizzata. E lui, ma anche altri, che ritorniamo sempre sul concetto di prima. È difficile vedere che ci sia una sola persona che realizza il video, che realizza il corso, tranne con Jack Salzstein, va bene, perché lui è un ex giocatore professionista, come Simon e Alex di Top Tennis Training, anche loro ex giocatori professionisti inglesi, anche loro i loro contributi sono fantastici, sono anche loro è un canale da seguire. Però ci sono sempre altri insegnanti, altri giocatori all'interno dei loro video che magari realizzano anche loro dei contributi. Hamilton ha fatto dei video, dei corsi con i fratelli Brian, Martina Navratilova, con Gigi Fernandez. Jack Salzstein l'ha fatto sulla volée. Ha fatto un corso fantastico sulla volée con Emma Doyle, che è stata anche lei giocatrice australiana. Quindi, ecco, questi sono i principali insegnanti stranieri che io consiglio di seguire, ma anche proprio per l'approccio che hanno anche loro di condivisione di tutto quello che è il loro materiale e anche di realizzazione di contributi assieme ad altri. Certo. Ovviamente ce ne sono altri, ma che sono i principali. Allora, Luca Ricciuti ci consiglia Racket Flex, non so se l'hai sentito, Me come... lo segno. Ok, poi Maurizio ci chiede se ci sono dei corsi in dialetto modenese, non che io sappia, ma magari potrebbe essere uno spunto per qualche maestro della zona di farli, perché no? Dite, le idee vengono sempre Beh, buone. se c'è, ecco, diamo qualche spunto, se qualche maestro modenese estroso volesse realizzare dei video in Facciamo dialetto qualcosa. modenese, secondo me sarebbe veramente una chicca da non perdere e da studiare, da sperimentare perlomeno. E c'è già un follower perché Maurizio sicuramente lo seguirebbe. Salutiamo Roberto Babini. Ciao Roberto, ti salutiamo Ciao sia io Roberto. che Marco sicuramente. Allora, io direi che potremmo finire come sempre, Marco, con la domanda che tu faresti all'ospite di domani, che è Sandra Cecchini, che è stata numero 15 al mondo WTA, nonché giocatrice di Coppa Davis, di Fed Cup. Racconteremo un po' la sua storia. Diciamo che quello che mi piacerebbe chiederle è come si preparava ad una partita. Significa prima di entrare in campo. Adesso sappiamo che Djokovic, ma anche altri, sfruttano Craig O'Shaughnessy per quanto riguarda le statistiche e le analisi dei match, e quindi riescono a calibrare un pochettino quello che è l'allenamento in base alle caratteristiche degli avversari, più o meno. Ecco, ricordo che era Tony Nadal durante la preparazione di non so che finale di Rafa contro Federer. Si stavano preparando e si allenavano sulla seconda di servizio a uscire, perché gli diceva nel momento in cui tu ti trovi, adesso mi ricordo se 30-40,
40-30 di vantaggio, servizio tuo, servi a uscire sul rovescio di Federer. Perché lui in quelle situazioni lì, quando, in quel punteggio lì, quando gli servono sul rovescio, sbaglia o comunque ti restituisce una palla comoda. Poi ovviamente invece Nadal ha fatto il tassù e gli ha avuto un ace al centro, vabbè, pace. Like, mi piacerebbe sapere come si preparava nel momento in cui sapeva il nome dell'avversario con il quale avrebbe incontrato. Ok, e poi io che sono una tana, tra virgolette, gli chiederò cosa pensa dei maestri che fanno i video su YouTube, così ci becchiamo il Ecco, cazzettone. bene, bene. Dai, Marco, allora, ti ringrazio veramente tanto per la disponibilità, anche perché ci tenevo proprio a intervistare te, Tiziano e Roberto, perché comunque alla fine dei conti, che sia bene o male, non sta a me decidere, ma magari a chi ci segue. E siete quelli che comunque fornite un servizio per gli amatori di video in lingua nostra e tu anche raccogli video di tutto il resto del mondo, quindi fai veramente un bel lavoro. Tiziano fa un grandissimo lavoro perché lui è proprio specializzato sulle online e Roberto anche che ti segue, avete fatto anche delle cose insieme live e come ho detto a loro, mi piacerebbe che alla fine di questa ripeto, di questo tsunami, l'idea di incontrarsi tutti quanti e perché no, magari fare un bel weekend lungo di tennis sui campi tutti assieme. Assolutamente sì. Dai, allora Marco, ti ringrazio, poi ti girerò il link della registrazione così tu poi la potrai condividere. Io la metterò sul solito canale Tennis Stars, come tutte le altre interviste le potete vedere lì. E niente, ci vediamo, niente, tanto invece, tanto ci vediamo domani, come sempre alle 18 avremo, come avete sentito prima, Sandra Cecchini, che era qui del mondo WTA, quindi potrete fargli tutte le domande che volete, sentiremo la sua storia, la prossima settimana per farvi due nomi avremo, così per anticiparvi, avremo la Cecchini, avremo Gino D'Angelo, che è coach di giocatrici WTA, ma nonché direttore tecnico delle ASI, quindi daremo un po' di spazio anche agli enti di promozione sportiva. Sara Bordo, che è una ragazza che ha fatto un'applicazione che si chiama Perform App per seguire l'allenamento anche mentale, nonché mental coach. Avremo Fulvia Perfetti, altra giocatrice numero 27, mi sembra, non so se 20, devo controllare, ma WTA della storia. Avremo Gianfranco Menga e quindi qua entriamo in un altro lato del tennis, quindi del tennis in vacanza, di chi organizza delle vacanze di tennis, quindi diamo voce anche loro, poi ci sarà anche Baroni di Baroni che ricordami che cosa fa, non ricordo, non go tennis perché lì è quell'altra persona, ma lui fa tennis, no, è Baroni di tennis in vacanza, Menga faceva tennis village, ho sbagliato. Ok. Mea culpa clamorosa, e venerdì e sabato, perché poi domenica facciamo una pausa, ma faremo un webinar aperto a tutti dove potremo farci delle domande, conoscersi. Quindi, visto che è Pasqua, facciamo anche un giorno di, diciamo, festa, tra virgolette. E Certo. sabato 11 saremo con Claudio Pistolesi, quindi parleremo di Claudio come giocatore, ma anche del suo progetto della CPA in America, dove insegna tennis ai ragazzi anche dell'università, quindi un bel progetto in America suo. E Marco, di nuovo grazie, grazie a tutti quanti e ci vediamo domani, come sempre. Grazie, ciao, ciao Riccardo, ciao a tutti, ciao. Ciao Marco.